In questo video vorrei raccontare un po' l'esperienza che ho avuto quest'anno, diciamo che volge al termine. Dove è stato? È stato un anno in cui ho avuto l'occasione finalmente di iniziare a disegnare in maniera abbastanza seria, in modo che potessi provare, riprovare finché non ho trovato un po' la mia tecnica. Inizialmente ho speso del tempo cercando di copiare dai maestri, copiare le idee, copiare le tecniche, finché poi, diciamo, verso la fine dell'anno ho iniziato a capire un po' più quello che mi piaceva fare, invece che semplicemente a trovare la mia tecnica, diciamo. All'inizio ho iniziato quello che praticamente mi ha dato la spinta iniziale è stata questa cosa che si chiama Zentangle. Zentangle è una sorta di sono delle tecniche, una tecnica di disegno, di doodling in pratica, dove ti permette, dove l'idea è quella di applicare decine di pattern che sono al momento già definiti o di inventarne di nuovi. E la tecnica appunto è quella di disegnare in piccoli fogli quadrati, più o meno di questa dimensione, dove viene creato il tangle usando uno o più dei pattern di quelli predefiniti. E l'idea è, siccome appunto si chiama Zen, non a caso, l'idea è quella che i pattern con ripetizioni continuative, in un certo senso, abilitino anche a una certa meditazione, se vogliamo. E non esiste errore, diciamo, perché tutte le cose vengono fatte direttamente con la penna e senza usare il lapis inizialmente. Per cui diciamo che l'errore viene gestito come parte stessa del disegno. Molto, molto interessante. Il problema è che dopo un po', dopo qualche prova, dopo qualche disegno, purtroppo ti rendi conto che non ci sono tantissimi bravi esperti di questo Zentangle, è pieno di un sacco di amatori che iniziano e fanno vedere i loro tangle. Apparentemente è una tecnica appunto che viene utilizzata da tanti per iniziare a bagnarsi i piedi nell'ambito del doodling per poi passare ad altre attività, un po' quello che ho fatto io poi effettivamente, perché inizialmente ho utilizzato i tangle per darmi quel minimo di confidenza per poi iniziare a disegnare per conto mio, diciamo, mi sono messo in proprio, come si suol dire. Bella la community, quello sì, diciamo che al di là c'è un sito ufficiale che, se volete trovarlo, è zentangle.com o qualcosa del genere, dove sono riportati tutti i pattern che si possono utilizzare, eccetera. Però appunto dopo questo io ho iniziato un po' a muovermi con i miei piedi. Adesso durante i prossimi minuti vi voglio far vedere un po' quello che ho sviluppato, quello che ho disegnato. E probabilmente a causa diciamo, del reparto tecnico fotografico qua, le cose sono un po' piccole, però la luce dovrebbe essere corretta. Vediamo un po'. Per cui ho iniziato come praticamente tutti quelli che vogliono iniziare, ho iniziato a disegnare usando una Moleskine, e come si vede, questi sono, diciamo, i primissimi disegni che ho fatto un anno fa. E come vi dicevo appunto dei pattern, come si possono vedere qua, si possono distinguere questi pattern che si ripetono poi anche successivamente con questo qua, in questo caso appunto niente di speciale, questi sono veramente i primi passi. Altri esempi di pattern ripetitivi, anche questi copiati da qualche tangle che ho visto passare in giro. Poi ho iniziato a fare un po' di serpentelli che praticamente per qualche motivo mi affascinano parecchio. Come si vede, le cose dove. Vediamo un po' se una macchina si mette a fuoco, a che distanza, non troppo, ok. Come si vede appunto da questi primi esperimenti ci sono tantissimi
quelli che adesso io chiamo errori, diciamo, sezioni che non sono tutte uguali, è molto spreciso il tratto. Sono cose appunto che poi con il tempo sono andate migliorando. Mi ricordo ovviamente che quando disegnavo questi pattern qua ero contentissimo, poi però nel tempo mi accorgevo che po si poteva fare meglio e di meglio ancora. Qua per esempio un'altra sorta di pattern che cercavo di studiare per me. Altri serpenti. Labirintoidi. Anche labirinti. Se uno vuole iniziare, questo tipo di labirinti o questi tipi di serpenti servono molto per affinare il tratto, perché sono tutti fatti a mano, comunque non c'è nessunissimo uso di righelli, questi sono tutti assolutamente fatti a mano, con qualche timido inizio di utilizzo delle matite, poi magari ne parlerò un po' più avanti del problema delle matite. Mostri con i tentacoli, questo è un altro pattern che chi ha visto qualche mio ultimo disegno ha capito che insomma i miei mostri con i tentacoli sono un po' un tema molto ricorrente. Un altro affare con degli ossa. Qui ancora una volta serpentelli che si intrecciano. Il pattern è molto facile, molto facile da utilizzare. E si presta appunto a fare delle alternative abbastanza interessanti, mischiando anche colori o altre cose. Serpentelli, ancora una volta. Questo mi piace abbastanza. Secondo me è una cosa che poi non ho avuto l'occasione di ripetere, ma perché questa cosa sia abbastanza interessante. Questa è tutta roba che viene dai primi mesi dell'anno, questo sarà ancora gennaio, febbraio. Queste sono teorie di disegni pattern di tipo, non lo so, però questo è un altro motivo che ho fatto molto, molto spesso, perché quando si vedono online, si vedono dei professionisti o persone che insomma lo fanno da anni, questo mestiere di disegnare doodles, questi super fitti, super disegni super compressi in questo modo sono abbastanza comuni e sono veramente belli quando sono fatti bene. Questo è un altro tentativo. Questa è roba un pochino più recente. Questo qua addirittura credo sia di ottobre. Questo è un test che poi ho riportato su un altro disegno molto più grande. Questi sono ancora test di pattern un po' più sofisticati. Come si vede qua, spero che la macchina stia mettendo fuoco, altrimenti è un po' un disastro. Questo è un altro aspetto. Questo l'ho copiato da l'idea delle casette, l'ho copiato da un tizio che le fa continuamente su Instagram ed è veramente veramente bravo. Questa è la Thailandia. Questo è un disegno, uno dei miei rarissimi tentativi di fare cose dal vero, cosa che ancora probabilmente sarà un tema per l'anno prossimo. In questo momento non me la sento veramente di fare cose dal vero. Comunque una palma non si nega a nessuno, come dice il proverbio. Questo mi piace molto. Queste cose che non so in italiano come funziona, ma credo in inglese sia mesmerizing o qualcosa del genere, insomma, che sono abbastanza belle da vedere. Questo è un altro di quello che dicevo prima. Sono questi. No, la macchina non mette a fuoco, maledetta. Questo è un altro di questi esempi in cui si fanno delle cose molto fitte. Questa l'ho fatta in aereo poi. Bello, perché in aereo, una cosa che non si sospetta, ma in aereo è un posto molto interessante per lavorare, perché non ci sono vibrazioni praticamente, non si direbbe. Questo è un altro, credo, anche questo credo di averlo fatto in aereo, questa è una montagna di C. E questo è quello che ho fatto per ora, non molla. Poi ci sono altri scrap, ma in genere non uso molto, molto le moleskin, perché non lo so, mi sembra che sia comunque un posto dove fare gli esperimenti, mentre a me piace più, quando disegno mi piace
creare qualcosa dall'inizio alla fine e poi metterlo da parte in una sorta di teniamolo qui per il futuro, così vedo come sono, come mi sono, diciamo, evoluto nel tempo. Diciamo, gli scrapbook o gli scratchbook, così come li chiamano, non mi hanno ancora, non sono ancora diventati parte della mia routine. Mi preferisco prendere uno dei miei blocchi. Io uso una carta che si chiama questa carta qua. Uso la Rivoli, che secondo me questa è una carta meravigliosa, secondo me. Io uso molto l'inchiostro e ho penne molto 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 scure che producono molto molto liquido, diciamo, ma questa carta rimane comunque completamente priva di difetti anche in presenza di molto liquido nel molto inchiostro. Niente, comincio a fare subito una veloce passata dei miei lavori dell'ultimo anno di questo 2019. Niente, queste sono delle cose, una sorta di, come si chiamano, di piume disegnate, ma poi anche utilizzando anche delle matite. Il colore matita io sinceramente non l'ho ancora capito bene. Apparentemente i disegni sembrano molto carini da fare, però poi quando li hai fatti hanno tutti un po' questo aspetto un po' slavato. Non sono ancora riuscito a farmi convincere. Questi disegni che vediamo adesso sono tutti in ordine cronologico. Questi iniziano da gennaio fino ad arrivare a praticamente oggi, che è fine dicembre. Questo è un altro pattern non particolarmente interessante. Questo è un altro pattern non troppo interessante, era partito bene ma poi si è un po' rovinato. A questo aggiungo un commento tecnico, diciamo che ho scoperto più a mio diciamo con un po' di disappunto che se si fanno dei colori, che si fanno delle immagini in bianco e nero, almeno al 90% in bianco e nero, aggiungerci del colore li rende un po' scemi. Insomma, non è. Questo poteva essere, secondo me, se fosse rimasto completamente in bianco e nero sarebbe rimasto una situazione un po' migliore di quella che è adesso, che con questo rosso che non si capisce. Questo è un mostroide, no, particolarmente interessante. Questo è un pattern che è interessante, mi piacerebbe anche riprovare recentemente. Questo è anche piuttosto vecchio, di gennaio. Io uso queste bustine qua che secondo me sono magnifiche, ci sono di diverse dimensioni, ci sono sia per la 8 che per la A5, non le ho trovate per la 4, sono bustine antistatiche che sono anche adesive, per cui uno toglie questa sicurezza qua e poi le chiude in questo modo e sono fantastiche, appunto uno può manipolare i disegni senza nessun problema. Questo è un altro serpente, però appunto come vedete dal primo serpente che ho fatto vedere nella Moleskine, questo è già un pochino più be ben definito, non troppo perché qua, secondo me, questa parte qua è fatta un po' male. Una cosa che si impara con il Zentangle è utilizzare molto lo sfumino per fare le ombreggiature con il lapis, e per cui qua se ne vedono ancora un po' le tracce, poi però nelle successive immagini ho comunque deciso di abbandonare la tecnica, perché così come mischiare colori con il bianco e nero non è una cosa che mi convinca troppo, o non sono ancora riuscito a trovare il sistema, diciamo, in verità qual è. Così anche il mischiare diciamo, la grafite con l'inchiostro non riesce mai a produrre dei risultati che mi soddisfano completamente. Qui cominciavo a cercare di fare delle cose un po' più biologiche, se vogliamo, invece che semplicemente completamente astratte. E anche qui c'è un tentativo di coloratura che convince e non convince. È interessante, è come se fosse il cervello che a un certo punto dice questo non va bene, no? Per cui se una cosa tutta in bianco e nero è consistente e il cervello lo accetta così com'è. Quando però unite, diciamo, al bianco e nero delle bozzette di colore, se la cosa non è fatta bene, secondo un certo crisma, il cervello lo rifiuta come cosa interessante. Infatti anche in questo momento
Pensavo di fare una cosa interessante, invece questa cosa alla fine stona e sarebbe rimasta forse più interessante successivamente. Qui ho iniziato a fare qualcosa con i dot, con i punti, non ho ancora assolutamente approfondito la tecnica perché ho visto online che ci sono delle cose incredibili, meravigliose, questa non è assolutamente all'altezza. La cosa interessante del biologico è che quando non ho moltissimi, ovviamente non ho moltissimi followers, per cui insomma sono discorsi che si fanno un po' così per dire, ma in generale vedo che quando una rappresentazione è vagamente biologica, che rappresenta vagamente qualcosa di esistente, le reazioni sono comunque sempre più interessanti, che il completo astrattume, però mi piace anche un po' di più, per cui in genere incontra il biologico, incontra più che il completamente astratto, diciamo. Questa è una cosa fatta, anche questa mi è piaciuta molto farla. Adesso probabilmente la rifarei completamente in maniera un po' diversa, però anche questa è carina, insomma. Claudio, cioè la mia firma. Poi ho iniziato con le montagne. Le montagne Questo è un tema molto bello che ho copiato. Ho copiato, c'è una ragazza su Instagram che posta delle montagne meravigliose. Lei adesso è passata un po' al colore, le sta colorando. Secondo me non ha lo stesso effetto. Io sono rimasto, per ora sono rimasto al bianco e nero. Poi successivamente c'è un'altra montagna che ha un pochino di colore. Bello, è semplicissimo, questo è veramente veramente semplice da fare, chiunque veramente può iniziare a farlo ed è un effetto veramente notevole. Poi questa è, diciamo, è in piano, poi successivamente qualcun'altra ne ho fatte dove ovviamente le montagne più lontane sono più scure, più chiare, così da dare anche un minimo senso di prospettiva, veramente interessante. Questo è un tentativo maldestro, non troppo interessante, di mandala. Anche il mandala è una cosa che va molto di moda, però anche qui i colori invece che qui il cervello ancora una volta capisce che questo è un disegno con i colori totalmente colorato e lo accetta. Io credo appunto in questo punto sia accettabile come coloratura qua. Questo è uno dei miei preferiti, anche se è una cosa fatta in febbraio, per cui ma probabilmente diciamo è stata un'ispirazione, è stata ispirata, non riesco ancora a mettere a fuoco, vabbè, la prossima volta controllerò meglio la camera. Niente, questo è fatto con delle penne, una penna che uso molto è questa qua, della Pilot, ne ho di diversi colori, è una penna fatta, si chiamano penne a siringa, perché sono appunto la punta è fatta proprio come se fosse una siringa, ed è meravigliosamente, scrive veramente veramente bene, molto molto bella, è tutto blu con palline rosse. Ah, questa è un'altra montagna, stavolta con delle pallozze, non che siano venute estremamente bene, anche questo è un tentativo. Qua sono dei plasmoidi strani con dei colori interessanti, forse no. Evviva, evviva, ancora un serpentello con dei colori. Mi piace, questo mi piace abbastanza, potrei rifarlo. Questo è un altro che ha avuto un discreto successo. Mi piace molto perché il tentativo era qua di appunto fare qualcosa che roteasse su se stesso partendo dagli angoli e poi roteando fino al buco finale qua. L'effetto finale qua è stato fatto con la grafite, probabilmente oggi lo farei diversamente, però anche questo fatto con Mr. Pilot GT. Questo è uno di questi buffi ammassi di fiori o quant'altro, successivamente ci sono altri esempi. Bello, mi piacciono questi qua, mi piacciono un sacco. Ne ho fatti un po', sempre più grandi, più complicati. Questo
Questo è un altro esempio che del colore forse meglio di no. Also, anche poi questo pattern qua non ci sta proprio un granché. Però l'idea appunto era di fare una sorta di puzzle. Non è venuta malissimo. Questo è uno di questi, non lo so, sorta di super fittissimi puntini. Biologico, buono. Questo non è effettivamente un granché. Questo è un attacco di virus. Sono dei virus che cercheranno di fare chissà che. Beh, praticamente un test con i colori. Ma non so, i colori non è che mi facciano impazzire. Questa mi piace un sacco. La chiamo la città impossibile. E ne ho fatte altre versioni successivamente, un po' più grandi, e mi piace, bello. Non si smette mai di voler fare, di disegnare, diciamo, mi piace, questo è proprio bello. Altro classico esempio di colore meglio di no, come vedete insisto a provare a mettere dei colori che però poi alla fine rovinano più che creare qualcosa, assolutamente questo adesso non mi piace assolutamente per niente, questo è abbastanza originale. Per quanto mi riguarda, non ho mai fatto qualcosa di questo tipo. Interessante, questo è un tema che potrei riprendere successivamente. Questo siamo ancora a marzo, questo è un altro mostriciattolo, fatto un po' con la grafite, un po' no. Diciamo che in questi momenti, verso marzo, aprile, stavo ancora cercando di trovare un sistema per fare delle ombreggiature. Non che sia ancora, non che l'abbia trovato, però appunto questi grigi di questo tipo ho trovato altri modi di farlo adesso, in pratica con l'utilizzo di inchiostro anacquato oppure anche, o addirittura anche semplicemente dei Copic o anche semplicemente dei colori acqua anacquati, molto anacquati, piuttosto che usare la grafite, perché non so, la grafite o grafite mischiando grafite e inchiostro non si ottengono secondo me dei risultati magnifici. Qua è un altro dal vivo, dal vero, credo che questa è una fontana di Heracleion a Creta, questo è un altro dei pescetti fatti al Creta Aquarium. Questo è stato fatto all'aeroporto di Atene, credo. Sono dei fiori, appunto, su sfondo nero. Pattern misti, niente di speciale qua, anche questi sono più esperimenti che altri. Oh, guarda, un altro bianco, un altro colore rosso sul nero. E vabbè, i vizi sono duri a morire. Questo pattern è molto carino, mi piace molto. Però lo devo anche riprendere, è un qualcosa che non ho ripreso recentemente, usato recentemente. Però niente, questi rossi qua, boh. Un mandala, signori. I mandala vanno tantissimo di moda, tantissime persone fanno mandala. Ma tutt'oggi non mi convincono un granché. Boh, cioè, sono belli, ma non mi danno, trasferiscono emozione. Questo sono dei soffioni. Questo credo di averlo iniziato, ma non averlo finito ancora, perché è ancora presto. Mostri? No, serpenti, serpentelli, niente di speciale. Qua è dove ho iniziato a fare questo. Per qualche tempo, per qualche settimana, ho trovato questo disegno molto molto interessante, fare delle radici. Credo che sia anche stato uno dei primi che ho regalato. Qua altre radici, questo è sono due, come vedete qua si possono chiudere questi contenitori e riaprirli. Sono due radicone di due tipi diversi, una è un pochino più grossolana forse, non male, questa è la radice, la devo, è un'altra cosa che devo rifare successivamente. Alberino colorato, qua è dove ho comprato dei colori metallici e che effettivamente insomma sono abbastanza buoni e anche stabili devo dire, insomma rimango questo ormai diversi dei mesi. Ancora interessante. Le mie famose mele che sembrano fragole. Con a me
una melofragola caduta qua, carino, spiritoso. Un qualcosa di molto black, deep, non so bene di che tipo, cosa sia questa panza. Sicuramente è stato un esperimento con il charcoal, con il carboncino, non che mi abbia proprio ammazzato di piacere, infatti non ho più poi fatto altro. Ah, poi è uno di questi, degli altri ammassi di roba, però con i colori, molto bellino. Non fatto bene perché non so se si vede dal video, ma diciamo che i colori non sono stati applicati benissimo, si può fare di meglio ed è probabilmente quello che farò. Qua è interessante che verso metà anno ho cominciato ad abbandonare il formato molto piccolo come questo, perché a un certo punto probabilmente ho capito che potevo fare di meglio e ho finalmente acquisito un po' di confidenza con quello che facevo, per cui ho iniziato a usare il formato A5, che praticamente tutti i successivi disegni sono stati fatti con l'A5 o addirittura poi successivamente con l'A4. Questo è un pattern fatto con il compasso e niente, mi sono molto divertente. Tutte le volte che mi metto a fare questi pattern con le righe che sembrano 3D in qualche modo, è molto divertente. Non sono convinto appunto di questa tratteggiatura, che probabilmente lo rifarei diversamente. Questo è un altro pattern simile, senza tratteggiatura. Questa volta è stato fatto, questo è quello precedente e questo è quello attuale, e sono due diversi take sullo stesso progetto. Questo è un affare fatto con colori ad acqua, ma è un macello. Un altro albero, questo è piuttosto carino, sinceramente. Oh, qui è dove ho comprato i Copic. Qui ho comprato i Copic colorati, no, no, non colorati, le scale di grigio dei Copic. E con i Copic ho fatto tutte le diciamo queste pallozze degli alberi, tutta l'ombreggiatura delle pallozze degli alberi. In più ho utilizzato l'oro e l'argento dei pennarelli di cui dicevo prima, per fare tutto il resto. Anche questo blu qua è qualcosa di metallico. Secondo me un bel effetto. Non funziona da un punto di vista tecnico, perché voglio dire, le palle sono soltanto nel background, non c'è niente nel foreground, per cui diciamo è un fail da un punto di vista prospettico, però la tecnica è carina, è interessante. Patternone continuativo. Questi sono disegni che ci vuole veramente tantissimo a farli. Questo ci avrò messo almeno 5-6 ore, perché è anche una questione di capire che se vuoi essere preciso. Questi disegni cominciano ad essere abbastanza precisi, non ci sono tante sbavature e niente, ci vuole tantissimo tempo per farli, purtroppo. Questa è una cosa che devo riprendere assolutamente, perché mi piace un sacco, questi pattern, questi simboli all'interno di arandi dei quadrati neri, molto carino. Questa è una cosa che devo assolutamente riprendere. Qui ci sono ancora piccoli. Questo qua è, questo è meraviglioso, perché queste sono tutte spirali. Dopo un po' ho abbandonato perché non ce la facevo più. Poi ho abbandonato perché mi ero reso conto che la maggior parte di questi disegni, di queste spirali, erano veramente fatte male. Ma lo rifarò sinceramente, sicuramente. Evviva! Questo è un altro mostro. Di mostri ce ne saranno diversi in questo video, ce ne sono già stati alcuni. Niente, un pattern abbastanza interessante che poi ho ripreso in maniera leggermente diversa. Qui siamo a agosto. Qui è un disegnetto spiritoso con tutti questi animaletti, questi folletti, e qui ci sono delle parole a caso, dei gerundi, tutti con dei verbi, non so esattamente cos'è che volevo rappresentare. Queste sono delle casette, mi piace molto fare queste casette qua, anche questo è ispirato da un tizio che sto seguendo su Instagram. L'unico problema appunto è che volevo fare
qualcosa che poi non è riuscita bene, per cui insomma alla fine ho dovuto tentare di tagliarlo, ma non so esattamente per quale motivo l'ho tagliato. Adesso dovrei probabilmente finire di ritagliarlo tutto. Montagne. Questa è probabilmente l'ultima montagna che ho fatto, e particolarmente interessante è probabilmente il fatto che ci sia la neve. Per cui, ma ancora una volta non ho fatto le gradazioni di prospettiva, per cui sono tutte e due allo stesso, sembrano tutte e due allo stesso livello, anche se quelle dietro sono un po' più in distanza. In realtà ho usato forse il Copic per farle un pochino più grigie. Sì, questo comunque, questo è tutto Copic, anche questo qua probabilmente ho fatto del Copic, per la verità. Qui è dove ho tentato di usare le matite in maniera abbastanza interessante, ma non so se ci sono riuscito. È venuto fuori tipo un mosaico di qualche tipo. Insomma, ancora una volta il mio rapporto con le matite non è ancora ben chiaro, devo imparare a usarle meglio. Questo è molto carino, non l'ho finito, ma proprio perché non lo volevo neanche deturpare troppo. L'idea di fare delle spore, un sistema di spore ancora una volta molto biologico, molto semplice, anche molto semplice da fare. Qui ho fatto delle case, ma anche questo non è finito, una specie di fumetto, non lo so. Parlando di case, ancora case. Questo è molto carino. Qui il colore è stato utilizzato in maniera abbastanza decente, tentando forse anche di utilizzare, diciamo, la luce fatta in maniera coerente, così che da destra viene la luce più forte. E dietro c'è un gatto. Anche questo è uno dei miei rarissimi tentativi dal vivo. Anche questo è in Thailandia. Questo è stato fatto in Thailandia quest'anno. Questo è quello che qualcuno ha chiamato il tartufo. Effettivamente può sembrare una sezione di tartufo. Questo mi piace molto ed è anche piaciuto molto. Una sorta di Tetris surreale con un albero le cui radici spaccano i blocchi fino appunto a liberare tutto il resto. Non si sa cosa succede quando tutti i blocchi saranno finiti, forse l'albero crollerà, non si sa, non è dato saperlo, chi lo sa. Questo è il polpo, anche questo mi è piaciuto molto farlo. È un pattern, un sistema che riutilizzerò di sicuro. Molto interessante il fatto, molto interessante. È interessante il fatto che dopo un certo numero di disegni ho scoperto, evviva, soprattutto grazie allo scanner, che se vengono utilizzati neri o pennarelli di diversa marca o con inchiostri di diversa fattispecie, si vede benissimo allo scanner. Si vede un po' meno all'occhio nudo, ma si vede benissimo allo scanner e si vedono veramente delle cose abbastanza orribili, come appunto, che ne so, lo sfondo di un certo colore molto opaco, mentre invece altre linee che sono magari più fine sono molto lucide, e questa differenza tra il matte e il lucido di alcuni neri fa sì che il disegno sia, alla fine non sia affatto interessante, si rovini. Per questo motivo, alla fine, invece di utilizzare molti pennarelli, ho usato tutti i pennarelli possibili e immaginabili, anche appunto passando dai Sakura al Pilot, a qualsiasi altro tipo, ma alla fine mi sono fermato a utilizzare i famosi e sempre validi i Rotring. Ne ho comprato una scatola di 3. Di punto 25, punto 35, punto 50 e punto 70, credo, sono 4, yeah. E ero un po' scettico all'inizio perché grattano un po', non sono così facili da utilizzare, soprattutto per fare linee curve molto lentamente, è difficile che vengano precise, però la qualità dell'inchiostro, la consistenza dell'inchiostro,
Soprattutto se si disegnano delle cose prima in grafite e poi ci si ripassa sopra con l'inchiostro, se cancellando non succede niente, mentre invece con tanti altri pennarelli, cancellando con la gomma succede che tante volte zac, ti viene fuori la strisciatina di nero che poi te la devi tenere. Per cui Copic tutta la vita, continuo a utilizzare talvolta le mie punte a siringa, che comunque questi sono incredibili. Poi ho recentemente anche trovato delle penne fatte con gel, che sono anche quelle sono molto belle, però hanno un problema di seccano un po' lentamente, per cui è un po' il rischio. Questa appunto è fatta con questa pennaccia qua, una penna da 1 euro, comprata in Thailandia, però è bello, mi piace disegnare perché comunque il tratto è molto 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 strong, molto solido. Questo è un tentativo di tridimensionale di qualcosa. Queste sono delle gomme. Questa è una sorta di disegno un po' dinamico, dove c'è un pochino di gravità. Però sarò ripetitivo, però ancora una volta il fatto di aver aggiunto dei colori non è che abbia migliorato niente, il disegno rimane comunque, poteva essere ancora rimanere migliore senza colore. E le banane, questo è l'ultimo disegno che ho a disposizione in questo formato. Poi ci sono dei disegni in formato più grande. Queste non banane, perché quando ho presentato il disegno ho detto subito che questa non era la banana di Catalan, queste sono banane, questa è una sorta di melone o non lo so. Interessante, adesso lo voglio un po' migliorare perché voglio fare in modo, per esempio, che sia questo dietro è grafite, sono ritornato un po' alla grafite, non che mi convinca ancora moltissimo. Voglio fare una cosa del tipo qua nel mezzo farò molto più chiaro e più scuro esternamente, cosa che per esempio con la grafite e lo sfumino funziona egregiamente. Questo è un interessante esperimento che ho fatto in estate, dove non è niente di speciale. Adesso vederlo adesso non è che mi faccia impazzire come me lo fece quando iniziai a farlo. Questa è una parte di un canto della Divina Commedia. Probabilmente la barra nera non è stata la scelta migliore, avrei dovuto probabilmente usare un tratto, dei tratti alternati, però è interessante, mi piace. Alla fine questo è un'idea abbastanza originale, spero che condividiate. In questa cartella invece ho tenuto i disegni A4 che ho fatto, o almeno quelli più, diciamo, più recenti, quelli che più interessanti. Questo l'ho completato tipo ieri. Qui ora l'A4 effettivamente comincia un po' ad essere problematico per l'inquadratura. Questo diciamo che è la summa massima dell'anno che sta finendo, dove ho messo un po' tutti i miei pattern, praticamente tutti i pattern che ho conosciuto, quelli che ancora ho da sperimentare. Li ho messi nel biologico, ho utilizzato il rotring, sono stato molto attento nel non lasciare dei punti bianchi, che anche questo è un problema che nei disegni vecchi si vede molto spesso. Sono stato attento a utilizzare in maniera consistente le bordature più nere. Insomma, il risultato finale devo ammettere che non mi dispiace affatto, sono molto contento di questo disegno. Questo è un altro che ho fatto non recentissimo. Si vedono delle cose che adesso farei diversamente, per esempio mi piace molto queste barbe qua, però non sono probabilmente messi nel modo giusto nel disegno, che forse ne potevo fare anche a meno, che qua ci sono tantissimi pattern che ho ritrovato successivamente. Questo lo adoro, anche questo l'ho fatto tipo una settimana fa. Qualcuno ha detto che sono dei disegni Maya, probabilmente una discendenza di qualche tipo in quel genere, perché cose di questo tipo mi vengono estremamente naturali. E anche qui sono stato molto, molto attento a disegnare in maniera consistente in merito a dimensioni e colore.
anche questo tutto 100% rotring. Questo è qualcosa che forse avete già visto in un altro disegno recentemente. Ancora una volta, questo rosso può piacere o non può piacere, a me non fa impazzire, però tant'è, ormai l'ho fatto. Questo è un mostro fatto con le matite, bello perché rimane un po' lucido. Sto utilizzando le matite molto buone, però no, non lo so. Questo forse è il miglior risultato delle matite, ma ancora non sono sicuro di aver voglia di continuare a usare il mezzo. Mostro, questo è un altro mostro che ho fatto recentemente. Può piacere o no, mi piace abbastanza, non sono sicuro che lo rifarei uguale, ma questo tanto. Questo non l'ho, praticamente non l'ho pubblicato perché non mi ha convinto per niente, non sono riuscito a trovargli una via di mezzo a questo, nel senso che non lo so, non so come finirlo, non so se neanche se è finito, non so se dovrei in qualche modo riempire questi bordi bianchi, non lo so. L'unica parte interessante forse è questa centrale, c'è un po' questa fatta con i pennarelli metallici, però non lo so. E questo è quanto che ho, tutto quello che ho fatto durante questo anno. Nel 2020 l'obiettivo è forse quello di cominciare a fare qualcosa di rappresentazionale, o representation, no? Per cui iniziare a disegnare qualche figura, iniziare a disegnare qualche edificio, forse qualche strada, disegni dal vero, non lo so, vedremo. Grazie per essere stati qui fino ad adesso. Spero veramente che questa cosa vi abbia un pochino ispirato come ispirano me vedere disegni di persone che ce la mettono tutta. E grazie di avermi ascoltato. Ciao!